sono di nuovo qua negli studi di Radio Notte Sera per questo, proseguire questo praticamente nostro viaggio, questo mio viaggio nei 35 anni di emittenza radiofonica che mi ha visto protagonista. Eravamo rimasti alla nascita di Radio Notte Stereo. Radio Notte Stereo nasce praticamente, diciamo così, per puro caso. In effetti noi avevamo questa emittente radiofonica che si chiamava Studio 91, che era, ce l'avamo un po' trascinati dalle varie sedi che vi avevo detto che avevamo cambiato, e niente, poi siccome noi solitamente trasmettevamo quasi sempre di sera, quindi in maniera così coriardica, con trasmissioni fiume, che facevamo la sera, anche di notte, insomma, proseguendo fino a tardi, insomma, una di queste tante sere, l'allora presidente Cesare Ventre, in una di queste nostre tante goliardiche trasmissioni serali, propose l'idea, dice: vabbè, ma perché non la chiamiamo Radio Notte Stereo? Ma buttata là all'inizio rimase così, lettera morta. Poi ci incominciamo un po' a pensare, Radio Notte Stereo, non Radio Notte Stereo, e alla fine facemmo nascere questa idea, che poi la chiamammo Radio Notte Stereo. Radio Notte Stereo quindi è nata per un gioco un po' così anche tra di noi, per il fatto di trasmettere sempre di notte, quindi chiamammo Radio Notte Stereo. Quindi trasformammo praticamente Studio 91 in Radio Notte Stereo. Ma tecnicamente la radio, cioè la nostra emittente, che adesso si chiama Radio Notte Stereo, praticamente nasce da un'idea che poi si rifà a un'associazione, che è un'associazione che si chiama Associazione Studio di Grosso 91, di cui noi nel 91-92 ci demmo uno statuto, quindi una registrazione di questa associazione che è regolarmente registrata all'ufficio del registro, quindi con un legale rappresentante che negli anni è cambiato, adesso sono io il legale rappresentante, prima era Ventre Cesare, poi c'è stato un passaggio di consegne, quando Ventre Cesare praticamente nel 94, 95, non ricordo male, diede le dimissioni da presidente, quindi sono subentrato io come legale rappresentante dell'associazione. Quindi l'associazione adesso, Associazione Studio di Colonno 91, di cui il legale rappresentante sono io, Sandro Urciuoli. E al cui interno si è sviluppata questa, poi questo discorso radiofonico, che inizialmente fu Studio 91 e poi adesso è definitivamente, ormai da più di 25 anni, Radio Notte Stereo. Radio Notte Stereo, che ha festeggiato proprio qualche anno fa il suo 25esimo anno di vita. Radio Notte Stereo, che potete trovare anche sul sito ufficiale della radio, che è www.radionottestereo.it, potete trovare il video e tutte le foto che abbiamo praticamente pubblicato di questo 25esimo della radio, che abbiamo festeggiato qua sulla sede ufficiale della radio. Radio che adesso si è dotata anche di un sistema tecnologicamente avanzato, noi abbiamo delle apparecchiature molto valide. Vi ricordo che Radio Notte Stereo ha un patrimonio discografico di vinili che va intorno alle 7.000 unità, per non parlare di tanti CD. Ha un sistema di messa in onda totalmente automatico, con regie automatiche che vengono comandate da un software praticamente che noi abbiamo qua in radio, che in effetti in via del tutto automatica manda tutta la manda in onda quello che è la musica che noi praticamente trasmettiamo. Radio Notte Stereo trasmette unicamente in web, quindi diciamo che ha un sistema computerizzato, come vi dicevo, quindi in streaming, e quindi in pratica scaricando dal Play Store di Android un'app che si chiama Radio Notte Stereo, potete ascoltare la musica 24 ore su 24 su questa app, che è totalmente gratuita, dove c'è praticamente tutta la musica e tutte le produzioni che la radio effettua.
Radio che, come vi dicevo, è un'emittente radiofonica che diciamo, è retta da questa associazione che vi avevo parlato poc'anzi, che è l'Associazione Studio di Grosso 91, un'associazione non profit, quindi un'associazione totalmente diciamo, a scopo non remunerativo, nel senso che non ci stanno praticamente introiti, salvo qualche contributo che qualcuno può dare, ma che noi diciamo che sostanzialmente quello che almeno a me lega a me a questa cosa e tutti quelli che collaborano è la passione nel voler fare questo discorso radiofonico che ci ha portato in 35 anni a stare sempre insomma su questa linea che è quella di divulgare musica attraverso il mezzo radiofonico. Radio che ha praticamente non ha mai avuto un sostentamento di tipo economico, nel senso che noi non abbiamo mai avuto diciamo da nessuno e da enti o da altri tipi di persone sostegni economici, ma abbiamo unicamente fatto, o meglio, quasi sempre fatto tutto da me, nel senso che io sono il responsabile unico di questa emittente, la persona che ci mette i soldi, ci mette la faccia, ci mette un po' tutto quello che ho, insieme alla compianto Giuseppe, che ahimè purtroppo, come vi dicevo qualche nelle puntate precedenti, è venuto meno, è la persona con la quale io ho fatto nascere insieme a lui questo discorso radiofonico che continuiamo ancora oggi a portare avanti, cioè io porto avanti con mille sacrifici da un punto di vista economico. Quindi Giuseppe insieme a me è stata ed è ancora per me la pietra miliare di questo discorso radiofonico che c'è qua a Bellizzi. Discorso radiofonico, vi ripeto, senza nessuno scopo di lucro, nel senso che noi lo facciamo unicamente per passione. Forse siamo l'unici che ancora crediamo nella passione delle cose e abbiamo sempre messo la faccia in tutte quelle cose che facciamo. Li facciamo bene, li facciamo male, abbiamo sempre trasmesso praticamente musica e cerchiamo ancora oggi con mille difficoltà di portare avanti un certo discorso radiofonico che ci comporta anche delle spese notevoli, perché avere una emittente radiofonica anche web comporta da parte nostra, insomma da parte mia e diciamo che sono l'unico responsabile di questa emittente radiofonica, a spese notevoli. Io ho sacrificato gran parte della mia vita per questo discorso radiofonico in cui credo ancora e crederò sempre, perché io ritengo che il mezzo radiofonico è uno dei mezzi più belli rispetto anche alla televisione per poter comunicare con le persone. Una radio che io credo che noi non dobbiamo invidiare niente a nessuno. Tenete presente che tutto quello che vedete, e che vedete anche sulle pagine social di questa emittente radiofonica, è stato costruito tutto da noi, cioè una cosa che abbiamo fatto tutto a noi. Per cui siamo dotati di tre studi radiofonici praticamente, in cui questo studio dove adesso io sto registrando quest'altra puntata di 35 anni di radio e la messa in onda dove noi facciamo le trasmissioni anche live che vedete anche sulle pagine social, quindi sul canale YouTube. Poi abbiamo lo studio di registrazione, la regia dove ho registrato le prime due tappe di questa 35esimo di questi 35 anni di radio. Poi abbiamo un altro studio che abbiamo appena allestito dove faremo nuove trasmissioni da qui a breve, anche in video, cioè postandole sulle pagine social. Cerchiamo di portare insomma nella nostra radio tutto quello che è cultura, tutto quello che può essere anche intrattenimento, con lo scopo unicamente di di divertirci principalmente e di dare anche un servizio diciamo nel nostro piccolo anche a chi ci ascolta, a chi ritiene di passare anche una mezz'oretta insieme a noi. Noi siamo contenti di poterlo fare. La radio che ha sempre aperto le porte a tutti coloro che vogliono collaborare con noi, noi non abbiamo mai precluso nessun tipo di discorso a nessuno, meglio io ho sempre aperto le porte a tutti con l'unico obiettivo, quello di fare di stare insieme, di fare emittenza, di avere uno scopo che è quello
praticamente divulgare emozioni attraverso il mezzo radiofonico. Oggi si fa attraverso il web, che sicuramente rispetto all'FM ha una propagazione a livello mondiale, perché tenete presente che una emittente radiofonica web, per quanto voglio dire, non è sicuramente uguale all'FM, però arriva un po' in tutte le parti, perché tenete presente che scaricando l'app della nostra radio si ascoltano da tutto il mondo, da tutte le parti d'Italia, da tutti i posti del mondo. Certo, le radio web sono radio sicuramente un po' diverse dalle radio FM. Oggi ci sono le radio web monotematiche, in cui si fanno trasmissioni e si mandano in onda praticamente programmi specifici, oppure radio che mandano in onda un certo tipo di programmazione anche musicale molto settoriale. Noi cerchiamo di abbracciare quelle che sono tutte le tipologie di musica, e attraverso il mezzo radiofonico facciamo anche cultura con delle trasmissioni che noi abbiamo in cartellone, che sono tipo un caffè con Generazionando e altre trasmissioni che noi facciamo e che postiamo anche sui canali social. Quindi siamo in piena evoluzione, ci divertiamo con la radio. Io ho speso, ti ripeto, tutta la mia vita presso a questo discorso radiofonico. Credo di essere praticamente soddisfatto, anche se ho sempre quella idea di poter fare di più. Quindi Radio Notte Stereo, che oggi è sicuramente una emittente radiofonica che a torto e a ragione credo che non abbia nulla da invidiare a nessuno, fa della sua emittenza diciamo strettamente locale una bandiera, che è quella di rimanere sempre con le origini di emittenza radiofonica locale.